Credo che sia stata una partita molto dura, giocata con tantissima energia da tutte e due le squadre. Noi questa energia l'abbiamo subita parecchio nel primo tempo, sia per un discorso di rimbalzi, perdendo il primo tempo mi sembra 31-20, e sia per un discorso di aver visto sporcati tante situazioni sui nostri tiri, ma questo lo sapevamo perché comunque sappiamo che Casale è la miglior squadra del campionato per quanto riguarda l'impatto difensivo, e questa cosa però ci poteva distruggere a livello mentale. Invece faccio i complimenti ai miei ragazzi, perché invece nel secondo tempo siamo riusciti a restare in partita e soprattutto ad arrivare in un momento dove pensavo si potesse anche mettere la testa avanti. Poi dopo chiaramente episodi da un lato e dall'altro del campo, in attacco e in difesa per tutti e due, hanno un po' indirizzato la partita. Ma basta, niente, torniamo indietro consapevoli che abbiamo perso una partita dopo 6 partite vinte, però abbiamo perso su un campo importante, contro una squadra importante, giocando una partita importante. Ringrazio intanto anche i tifosi che ci hanno seguito così numerosi, perché comunque questa è una trasferta abbastanza particolare per chi viene da Rieti. So che in tanti ci hanno seguito anche da casa, e quindi ringraziamento anche a loro, perché in questo momento sentiamo veramente l'affetto di tutto il pubblico, e di questo ci fa piacere. No, non parlo di episodi soltanto nostri, noi abbiamo avuto anche episodi magari anche un po' fortunati, perché comunque sì, abbiamo trovato un canestro di Zanelli in un momento, diciamo tra virgolette, disperato. Loro hanno trovato un canestro di Tolbert dalla punta quando Sims ha appena fatto un altro canestro da 3 punti, quindi diciamo che c'è stato un momento dove le difese hanno veramente preso il sopravvento sugli attacchi. Posso parlare dello 0 su 4 liberi, una partita dove comunque a livello di tiri liberi abbiamo tirati soltanto 8 e averne sbagliati 5, di cui 4 consecutivi in un momento importante della partita, quello può aver pesato. Però ripeto, credo che gli episodi siano tanti, e quindi magari uno si ricorda i più eclatanti, ma potremmo andare a scavare già nel primo tempo, dove comunque sia non abbiamo attaccato come avevamo pensato di fare, muovendo la palla su tutti e due i lati del campo. No, ma il bicchiere io lo vedo anche mezzo pieno. Chiaro che mi dispiace per la sconfitta, perché quando si vince ci si fa la bocca, quindi, però il bicchiere io lo vedo mezzo pieno, perché abbiamo fatto una partita importante, secondo me, una partita su un campo estremamente difficile, e abbiamo giocato con personalità fino alla fine, per cui il bicchiere è sicuramente mezzo pieno, e una sconfitta sicuramente non cancella tutto quello di positivo che abbiamo costruito nell'ultimo periodo. È chiaro che dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto stasera, pur nell'aver perso la partita, e continuare a lavorare come stiamo facendo.